Quello che vi dico oggi è lo stato di attuazione dove siamo nel processo di avanzamento riguardo al piano e anche riguardo alla programmazione di altri fondi che tutti conoscono, che sono fondi ordinari come i fondi di coesione o i fondi europei che sono altrettanto importanti nella programmazione degli investimenti pubblici e delle attività che ordinariamente si fanno. E poi dirò qualche cosa sui principi del Do Not Significant Harm, che è un principio fondante del PNRR e che credo che sia molto rilevante per la discussione che abbiamo oggi e di come tutte le missioni del PNRR siano tenute e supportano dei goal, degli obiettivi della strategia dello sviluppo sostenibile. Dopo di me poi interverrà la segreteria tecnica, Renzo Tomellini del Ministero del MITE, che credo che possa dare dei dettagli molto, molto più precisi e maggiori. Il mio ruolo è quello di dare una overview complessiva, diciamo, dello stato del piano e del perché gli obiettivi ambientali non sono limitati soltanto appunto alla missione 2 e alla strategia complessiva ambientale di cui parlerà molto meglio di me Tomellini. Come sapete, il PNRR è costituito di obiettivi e traguardi, i famosi target e milestone, cioè funziona in maniera diversa rispetto ai fondi ordinari e quindi è stata possibile anche una programmazione, è stata dovuta una programmazione di tipo diverso, cioè sono stati concordati con la Commissione in sede di in prima battuta, sono stati concordati tutto un programma, cronoprogramma preciso di tutti i progetti di investimento e di riforma e sulla base di una verifica di questo cronoprogramma vengono erogate le tranche di finanziamento, funziona in maniera completamente diversa rispetto ai fondi ordinari, che pure tuttavia esistono ancora, cioè la programmazione europea, la programmazione di fondi di coesione, che sono fondi nazionali, la programmazione 2021-27 sta avvenendo adesso e deve essere coordinata con il PNRR. Il PNRR però ha delle caratteristiche appunto diverse, tra cui ha questo concetto fondamentale del Do Not Significant Harm, che vuol dire che i progetti non devono arrecare danno all'ambiente, quindi quando sono stati concordati con la Commissione, tutte le linee progettuali avevano una scheda, che in cui l'elaborazione è stata piuttosto complicata in alcuni casi, in cui si dimostrava, e la Commissione è stata molto severa anche nella verifica, che i progetti avevano un impatto quanto minore possibile per quanto riguarda i danni all'ambiente, no? Cambiamenti climatici, sostenibile delle risorse idriche, la transizione verso l'economia circolare, la riduzione dell'inquinamento rispetto alla biodiversità. Questo è stato un processo difficile in sede di programmazione, no? Di scrittura dei progetti e probabilmente tanto impegnativo, perlomeno, in sede di attuazione e di implementazione di questi progetti. Quindi, da questo punto di vista, diciamo, il PNRR ha delle garanzie in più rispetto all'utilizzo di altri fondi. A che punto siamo? Siamo È stata presentata al Parlamento una relazione sui primi 6 mesi, ogni 6 mesi c'è una verifica, presto ci sarà la seconda relazione in vista del traguardo del 30 di giugno. Ovviamente queste prime verifiche sono fatte sulla base dei target e i milestone, cioè gli obiettivi di riforma di investimento che erano stabiliti per il 31 di dicembre e sono stabiliti per il 30 di giugno, molto spesso si tratta di norme abilitanti e quindi anche di norme di semplificazione, anche di semplificazione tenendo conto degli impatti ambientali, quindi norme abilitanti dei ministeri e bandi dei ministeri, che poi dopo dovranno essere, sono già, alcuni di questi bandi sono già
terminati, sono già scaduti, altri bandi sono ancora in essere, altri bandi sono di prossima applicazione e molto spesso questi bandi sono direttamente per i comuni o passano attraverso le regioni, come per esempio la missione 6 sulla sanità o diverse altre o diversi altri progetti. Alcuni di queste risorse sono già divise territorialmente e quindi sono già assegnate alle città metropolitane, per esempio come il progetto sui piani urbani integrati, che è una linea di progetto che probabilmente interesserà molto la platea di oggi, in quanto ovviamente si tratta di trasformazioni urbane impegnative, sono progetti di un di entità importanti, sopra i 100 milioni di euro, quindi sono progetti di trasformazione delle città importanti, e quindi queste per esempio sono una delle cose che stiamo seguendo più da vicino. Una buona parte delle risorse del PNRR sarà affidata o è in corso di assegnazione agli enti locali, quindi alle regioni, province e comuni, circa il 40% del totale, quindi 90 miliardi, quindi questo per dire che mentre gli impatti ambientali, diciamo per esempio, di quello che è già stato assegnato a Ferrovie dello Stato per la costruzione di tratti di alta velocità, è curato direttamente da RFI e dalle ferrovie e ed è incardinato in degli strumenti ordinari, no, di verifica di quelli che sono gli impatti, in gran parte delle risorse poi arriverà sui comuni, quindi è particolarmente importante il rispetto di questi criteri di do not significant harm, cioè dei criteri di rispetto delle condizioni ambientali, perché poi queste sono risorse che vengono gestite in maniera decentrata, cioè sarà l'asilo, sarà il comune che dovrà costruire l'asilo nido o mettere le ricariche elettriche delle automobili o fare la riforestazione urbana, comprarsi i bus elettrici. Fare i progetti appunto di rigenerazione urbana o di rigenerazione delle attività sportive, per esempio delle periferie, oppure c'è un piano importante anche per le aree interne, per esempio, quindi di riqualificazione. Avete già parlato del piano Borghi, forse avete già parlato anche del piano sulle aree interne. Comunque un pezzo importante del PNRR riguarda anche le aree interne, che non dimentichiamoci che il PNRR italiano è molto generoso, non soltanto per una questione di convergenza, di necessità di accelerare la convergenza dei vari regionali, in particolare nord-sud, tanto è vero che noi ci siamo dati come governo italiano un vincolo ulteriore rispetto al vincolo europeo, che è quello del non significant harm, di assegnazione del 40% delle risorse alle regioni del sud. Oltre questo ovviamente c'è anche un'esigenza di alleviare le differenze tra le aree interne e le aree urbane, che altrimenti avrebbero probabilmente catalizzato la maggior parte delle risorse. C'è tutto un dibattito, come voi sapete, non soltanto sull'assegnazione nord-sud, ma anche c'è un dibattito tra le assegnazioni dei benefici tra le grosse città metropolitane e i comuni più piccoli, o appunto le aree interne, tendenzialmente, che comunque beneficiano di un progetto ad hoc. Questo dibattito, a mio modo di vedere, è molto relativo, è esclusivamente concentrato sulle risorse PNRR, è un dibattito direi fuorviante, perché in realtà le città metropolitane tendenzialmente o i comuni più grandi comunque cioè bisogna tener conto in questo dibattito anche di qual è appunto la programmazione complessiva delle risorse, perché se il PNRR è ovviamente un'aggiunta straordinaria alle capacità di finanziamento degli investimenti
che è relativo solo a questi anni. Il PNR è un grosso successo politico, innanzitutto perché appunto permette di finanziare attraverso risorse europee un piano di finanziamenti, di investimenti, di riforme aggiuntivo rispetto all'ordinario, però non si può dimenticare che noi abbiamo una programmazione, abbiamo tanti soldi impegnati e non spesi sulla vecchia programmazione e da spendere nella programmazione ordinaria. I fondi europei fanno circa 82 miliardi, di cui 55 sugli enti locali, gli enti territoriali e i fondi di coesione, che sono fondi nazionali, di cui tendenzialmente l'80% dovrebbe andare al sud, sono altri 73 miliardi. Quindi capite bene che il totale di queste risorse è un totale molto, che questi anni sarà molto importante e molto incisivo anche per quanto riguarda gli enti locali, cioè un monte di finanziamenti molto rilevante, più rilevante del solito, a cui appunto si fa fronte cercando di capire come si riescono a spendere questi soldi. Si è fatto fronte con tutta una serie di semplificazioni delle procedure, tutta una serie di aumento delle capacità assunzionali dei comuni e di aiuto ai comuni nella gestione dei progetti, una volta che hanno vinto i bandi, nella gestione dei progetti attraverso capacità assunzionali maggiori rispetto all'ordinario, e si fa fronte anche aiutando i comuni nella progettazione ex ante, cioè prima di vincere i bandi uno deve presentare dei progetti per poterli vincere, quindi molte amministrazioni locali hanno bisogno anche di questo, e quindi l'aiuto con diverse convenzioni con Cassa Depositi e Prestiti, Italia, Sviluppo Italia, o con fondi di progettazione di vario tipo. Quindi questo, diciamo, è il quadro generale di dove siamo. Siamo a un punto sostanzialmente, in poche parole, dove dai bandi dei ministeri nazionali, che quindi è un controllo piuttosto centralizzato, dalle norme abilitanti, quindi norme nazionali abilitanti, semplificazioni e aiuto alla capacità amministrativa dei comuni, noi stiamo rapidamente scendendo nei prossimi mesi a un livello in cui saranno gli enti locali protagonisti del PNRR e quindi protagonisti della partecipazione ai bandi e poi della effettivamente messa a terra dei progetti. Progetti un po' di tutti i tipi, come probabilmente avete già visto, alcuni di questi, quelli dell'ambiente, probabilmente vi dirà il relatore che mi segue, quindi Tomellini. Grazie. Poi ci sono tutte le parti dell'istruzione, degli asili, delle scuole. Grazie, l'ultima cosa che voglio dire, che è una cosa molto rilevante per voi, e poi finisco, è questa. Finisco molto rapidamente, sì, perché forse è stato troppo lungo. L'ultima cosa voglio dire è questa. Se, per esempio, c'è una grossa preoccupazione, dice probabilmente, di per le infrastrutture. Allora, il dibattito sulla sostenibilità ha avuto anche delle ricadute molto pratiche, diciamo, attraverso il PNRR, come ho cercato di dire, ma non solo. Per esempio, il Comitato Interministeriale, il CIPE, della programmazione economica, è stato trasformato in programmazione economica e sviluppo sostenibile, che non è solo parole, ma è anche vuol dire sostanzialmente che le opere che passano, gli investimenti, che sono quelli più grossi, che passano al comitato interministeriale, e non solo, probabilmente dovranno, però sicuramente quelli che passano al comitato interministeriale dovranno avere nelle istruttorie, non l'istruttoria classica in cui abbiamo semplicemente dei costi e dei benefici, ma richiederemo per legge a questo punto tutta una serie di informazioni per poter prendere decisioni che riguardano la sostenibilità ambientale delle opere, quindi l'impatto sull'inquinamento, l'impatto sulle emissioni di CO2, l'impatto sul consumo di suolo, eccetera, eccetera, sulle risorse idriche. Quindi è un lavoro amministrativo in più, che comunque diventerà obbligo e che sarà incardinato in procedure standard, in modo che per quanto riguarda le infrastrutture dovranno rispondere non soltanto ai tradizionali cost-benefit analysis, ma a delle
dei vincoli in più che riguardano la sostenibilità ambientale. Grazie. Grazie a lei. Grazie a lei per questa panoramica, appunto.